Questo museo nasce per tutelare quella che è la tradizione della nostra famiglia, che inizia questa attività tradizionale ai primi dell'Ottocento. In pratica, dalla conoscenza della letteratura popara, di quella che è la parte dell'epica, del ciclo carolingio, vengono fuori tutti questi manufatti che sono ovviamente artigianali e che la mia famiglia ha conservato nel tempo. Questo museo nasce con l'intenzione di tutelare, proteggere e divulgare quelle che sono le nostre tradizioni in pratica, tradizioni di questa terra che appunto è ricca, la Sicilia, e fare in modo che vengano trasmesse non soltanto al turismo, al crocierismo, ma anche alle nuove generazioni che fanno parte appunto della nostra terra. Il pupo in sé è particolare perché è artigianale, appunto, quindi la costruzione del legno, la parte dell'ottone, dei ricami, dei tessuti, della pittura, ma incarna in sé un'anima, perché ogni pupo in ogni caso ha una propria caratteristica. Quindi Orlando, ad esempio, avrà l'aquila. Il Rinaldo avrà il leone, quindi ogni pupo praticamente trasmette una determinata personalità. Sono dei simboli importanti che servono proprio a distinguerli e a caratterizzare quello che è il personaggio in sé. Diciamo che in questa attività è stato fondamentale il supporto di Venerando Gargano, cioè di mio fratello, che ha tenuto proprio tutto questo materiale nella speranza che si potesse mettere in esposizione. Mio padre muore nel 2000, il 28 agosto del 2000. Proprio con questo sogno, la possibilità di realizzare un museo in cui poter trasferire quella che è la passione, l'amore nei confronti di quest'arte che va sicuramente tutelata. Ci stiamo rivolgendo quindi a quelle che sono le scuole, i vari istituti che hanno partecipato e che speriamo appunto continuino a partecipare. Peraltro abbiamo organizzato tutta una serie di laboratori che ora presenteremo, tra cui la pittura delle teste, la possibilità di realizzare dei fondali. Sono tutti dei pezzi che poi i bambini potranno portare nelle proprie abitazioni. Quindi facciamo in modo che resti qualcosa di quest'arte e di questa cultura. Peraltro abbiamo anche organizzato delle attività connesse al cartellone, che in questo caso prende il nome di Unta Storie perché non è accompagnato dalla parte musicale. Per quanto riguarda gli spettacoli, invece, ci stiamo organizzando per il periodo di novembre e di dicembre, trovando delle soluzioni che possono permettere a tutti di poter assistere, anche perché gli spazi sono un po' limitati in questo caso e quindi faremo tutto un po' su prenotazione. Chiaramente l'attività va divulgata anche ai turisti e ai crocieristi, che risentono di questo, restano praticamente coinvolti da questi pezzi e li portano in giro per il mondo. La cosa bella è che tutte queste cose, che prima erano chiusi in alcuni magazzini, vengono portati nel mondo. E nel momento in cui il pupo Orlando, Oliviero, Gano, Rinaldo varcano quello che è lo stretto, per noi è bello, ci dà un senso di conforto e di prestigio, perché questa attività non è un'attività che serve per arricchirsi, è un'attività che porta avanti quella che è la tutela del nostro patrimonio culturale, di tutto quello che hanno fatto i nostri avi. Quindi per noi questa ha un senso di appartenenza che si basa sulla passione, sull'amore che vogliamo appunto trasmettere. Allora, lui è il cavaliere degli animali. Il puparo non è soltanto quello che costruisce il pupo, la scenografia o i fondali, ma è in questo caso, per quanto riguarda la nostra famiglia, quello che si dedica alla letteratura popara. Quindi dà vita a delle storie che sono inedite. Ad esempio, il cavaliere degli animali o il Lodovico Salvamessana dei Turchi, che è del nostro bisnonno del 1880. Quindi questo è un qualcosa in più. Un elemento aggiuntivo che dà ancora più valore a quella che è l'arte del puparo. Peraltro questo museo
è il primo in cui sono presenti tutti gli elementi di corredo del pupo, che non è solamente l'attività teatrale, ma appunto la scenografia, i fondali, i manoscritti, gli attrezzi, tutto quello che fa parte dell'arte pupare è racchiuso in questi 150 metri quadrati in pratica. Rosario Gargano si trova in via Oratorio San Francesco, quindi a circa 100 metri da Piazza Duomo in pratica. E invito la cittadinanza messinese, ma non solo, tutti quelli che hanno a cuore la tradizione delle tradizioni popolari siciliane, a visitare questo museo in cui troveranno tutti gli elementi dell'arte pupara.